Sì, sono chiuse alle 15 le urne per la votazione dei sindaci e consigli comunali nei 12 enti locali vicentini, dove 36.000 elettori erano chiamati a rinnovare i propri organi elettivi. Due primi dati che emergono: affluenza in calo rispetto a 5 anni fa in 10 comuni su 12. Ha votato il 55,4% degli elettori, un calo di oltre il 9% rispetto alla tornata precedente 5 anni fa. Caso più eclatante: i quasi 20 punti in meno registrati ad Orgiano, 46,73% contro il 66,12% del 2016. Un dato dovuto probabilmente al fatto che in questo comune del Basso Vicentino si presentava una sola lista, quindi il risultato a molti elettori può essere sembrato scontato. E qui, proprio in forza del fatto che c'era una sola lista in corsa, si è superato il 40% dei votanti, c'è già il nuovo sindaco eletto, il sindaco uscente Manuel Dotto, con lista Obiettivo Futuro. Clamoroso il crollo dei votanti a Caldogno, dove i votanti sono scesi da 61,9% a 43,8%, meno 18%, che significa che il nuovo sindaco sarà comunque frutto di una minoranza. Complessivamente nel Vicentino è andato al voto un elettore su due. Affluenza in calo a Brogliano, meno 8%, Costa Bissara, meno 2,6%, Crespadoro, meno 1%, Gambellara, meno 9%, Laghi, 1,3%, Montegalda meno 7%, Nando meno 7%, Zermeghedo meno 6%, in controtendenza Monteviale Rozzo, dove si è votato di più rispetto a 5 anni fa. A Monteviale sfida Santucci Cegalin, ha votato il 69,3% contro il 66,9% di 5 anni fa. A Rozzo questo fine settimana ha votato il 56,8% contro il 51,6% del 2016.